Oggi sono andato a ritirare il pacco di Yolla, che è stato spedito il 6, ma come vediamo da là è stato messo in giacenza il 9, messo in spedizione il 13, mi hanno provato i giorni precedenti, ma io ero in ferie e quindi non è stato possibile. Considerando che è stato spedito dalla Finlandia il 6, forse il video si vede un po' una cacca, però vabbè, fatto con l'N9 proprio in onore al telefono. Che arriverà forse e boh, ora apriamo, vediamo che c'è dentro. Visto la data, penso che più the first one sarà the last one a fare un box. Apriamo un attimo una mano il telefono. Dentro ci sa. Speravo di trovarlo in finlandese più che altro. Kido si invece un po' di più. Vabbè, solite cose, lo sappiamo, abbiamo visto diversi abbracci Yolla, anche se preferivo sinceramente in... Vabbè, diciamo che è arrivato anche il proforma che purtroppo è sbagliato, perché facciamo vedere, è stato fatto il 23/7 a day one, ma in realtà io ho fatto l'ordine del day one, ma ci sta, diciamo, in questa fase qui ci sta quello sbagliato, non era quello da 100 e non quello da 40. Qui i due adesivi che penso di metterò oltre il nuovo in macchina. E qui la maglietta, che sembra anche di buona qualità. Vediamo un po', apriamo un po'. Non c'è la marca del produttore. Scusate, ma sto aprendo tutto adesso. Non ho calletti, non c'ho nulla. Con una mano soltanto, ovviamente impossibile. La maglietta è enorme. And the first. Stampa Yolla sul retro. La maglietta sembra anche abbastanza spessa, come si può vedere da qui. Quindi è un cotone abbastanza caldo. Non ci sono altre indicazioni oltre Yolla, la taglia, che è 100% cotone. E non mi sembra che ci sia altro. Questo è più che una maglietta, è una sorta di manifesto di una di quelle magliette che uno appende al muro più che altro. Tutto qua. Un saluto a chi ci ha creduto, a chi ci crede ancora, e soprattutto join the community. Ciao!